Ciao a tutti! Oggi torno con un video che non propongo da un bel po' di tempo. Non so se quest'anno ho fatto almeno un video sui preferiti. È uno di quei video che a me piace molto girare perché ci sono tante cose che mi appassionano, tante cose comunque che mi piacciono, che uso molto, di cui mi chiedete anche molto spesso quando le vedete su Instagram, ma ho sempre paura che poi non possa effettivamente interessare questo tipo di video. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste vedere più video preferiti, non dico ogni mese, ma magari un mese sì, un mese no. Oggi vi mostrerò le letture, gli accessori, i prodotti beauty, che ce ne sono tanti, cose totalmente random che sto adorando in quest'ultimo periodo, quindi diciamo da agosto, fine agosto, fino ad oggi. Prima di incominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo abbonandovi, iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, oppure acquistando attraverso i miei link o utilizzando i miei codici da affiliata, li trovate qua sotto in descrizione. Potete ad esempio acquistare quello che volete senza minimo di spesa su Pampling o su Amazon e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie mille! Partiamo con i prodotti beauty. Ho selezionato soltanto due cose relative al trucco perché in realtà non troppo tempo fa avevo fatto un video in cui mi preparavo con voi utilizzando i miei preferiti del periodo, che bene o male sono sempre gli stessi, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Il primo prodotto che vi facevo vedere anche in quel video è il correttore di Espresso, l'ABC Concealer. Questo correttore è stata una bellissima sorpresa e scoperta. Dovete sapere che ho il contorno occhi abbastanza secco e qualsiasi correttore tende un po' ad entrare nelle pieghette e a segnare ulteriormente, motivo per cui non utilizzo praticamente più la cipria perché trovo che mi segni particolarmente, soprattutto nel contorno occhi. Questo si fissa veramente da solo e non va praticamente per niente nelle pieghe, ha un effetto molto molto naturale, non è molto coprente, ma per il tipo di occhiaia che ho io secondo me è perfetto, va a correggere proprio il colore più che a coprire, diciamo, la pelle. L'altro prodotto di cui mi sono innamorata è questo rossetto di Charlotte Tilbury che indosso oggi, mi è stato regalato da mio marito ed è il colore classicissimo di questo brand, ovvero Pillow Talk. Lo volevo da un sacco di tempo, poi ho scoperto che sarebbe arrivato in Italia da Sephora, quindi ho atteso, perché sì, è stato un regalo da parte di mio marito, ma ovviamente l'ho convinto io a regalarmi questo. È un colore che volevo tantissimo perché è nude, ma è leggermente più freddo rispetto ai nude che ho, che sono tutti sul marroncino, comunque un po' più rosato, caldo, rosso mattone. Questo invece, almeno su di me, mi pare abbastanza neutro, se non addirittura più freddo. Quindi sono contentissima perché a me piace moltissimo truccarmi di colori un po' più freddi. Volevo assolutamente questo rossetto e mi piace da morire. Molto confortevole, è matte, scorre bene, però è veramente soffice, quasi vellutato e non dà per niente fastidio alle labbra, non le secca eccessivamente, quindi per me è stupendo. E lo indosso anche quando devo uscire, quindi quando ho la mascherina, perché non si trasferisce completamente, non va in giro, non si sposta e quando va via in maniera molto graduale, essendo un nude chiaramente si vede, ma quando va via la cosa bella è appunto che non si nota lo stacco come nel caso magari in cui il rossetto è di un colore molto diverso dal colore delle proprie labbra. Passando alla skincare, iniziamo un po' con le maschere. Vi avviso che ci sono diverse cose comunque che mi stanno piacendo in questo periodo. La prima è questa maschera di Origins che volevo provare da una vita. È la Retexturizing Mask con argilla rosa. Io l'avevo vista tantissimo tempo fa da Kate LaVie, che è una delle mie blogger preferite. Lei utilizzava o utilizza ancora, non so, questa maschera assieme al detergente viso e mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo perché ai tempi aveva detto che l'aveva veramente svoltata la pelle e quindi ero molto curiosa di provare questo prodotto soprattutto per migliorare, diciamo, la texture della mia pelle e devo dire che non so se è un effetto placebo o se effettivamente sta facendo qualcosa, ma quando faccio la maschera e la rimuovo mi trovo la pelle veramente morbida, liscia, un po' vellutatina. Non la sto utilizzando da troppissimo tempo, da un mesetto, in realtà da un mese e una settimana, quindi secondo me ancora ci vuole un po' di tempo per vedere gli effetti sul lungo termine,
Però nell'immediato io vedo dei miglioramenti della pelle che, ripeto, forse sono io che mi sto autoconvincendo, forse no. Fatto sta che l'argilla rosa è molto più delicata rispetto ad altri tipi di argilla. Io avevo anche un'altra maschera di Dior all'argilla rosa e mi piaceva da morire perché anche in quel caso l'effetto era però molto molto evidente, andava a minimizzare immediatamente i pori, appunto non era aggressiva, una pelle delicata, quindi tende ad arrossarsi facilmente. Insomma, per adesso mi sta piacendo moltissimo proprio perché nell'immediato sento comunque la pelle migliore. Un'altra maschera che mi sta piacendo molto è questa qua di Balea, ne ho già utilizzate 3 o 4. Ho fatto proprio il pieno quando sono andata a Budapest perché mi era piaciuta tantissimo. Trovo che queste maschere abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo, costano che so 1-2 euro e sono molto molto imbevute di prodotto, non mi hanno mai bruciato la pelle, non mi hanno mai dato alcun tipo di fastidio, anzi nell'immediato questa in particolare mi piace moltissimo perché rinfresca, lenisce e sento proprio la pelle bella idratata e un po' più polposa dopo aver utilizzato la maschera. La utilizzo sempre subito dopo la maschera purificante che in genere tende ad asciugare tantissimo la mia pelle, così vado un po' a compensare ed è veramente molto molto piacevole. Sempre di Balea, mi sta piacendo molto questa crema notte che mi ha passato in realtà mia sorella perché non la utilizzava più, che contiene il 10% di aloe vera. La trovo veramente molto delicata sulla pelle, però idratante. Di solito le creme che si utilizzano la notte sono un bel po' più ricche rispetto a quelle da tutto il giorno. Questa è bella corposa e ricca, però non mi unge mai. Io ho la pelle secca, tendente a ingrassarsi, quindi ho la pelle mista e devo dire che non mi è mai capitato di svegliarmi con la pelle totalmente unta o totalmente, che so, asciutta. A volte può capitare che quando si ha la pelle mista, in alcune zone la pelle è super secca, in altre super unta. Con questa invece non mi sta capitando ed è veramente molto delicata, non so se per via dell'aloe o per altri ingredienti che contiene all'interno, comunque mi sta piacendo molto proprio perché lo trovo il giusto compromesso per quella che è la mia pelle, almeno in questo periodo. Ho quasi finito da quanto ho amato questa crema mani di Clarins che mi è stata inviata dal brand tramite Octoly in un kit studiato per questo momento particolare. C'era all'interno, oltre alla crema mani, un gel igienizzante, una crema viso proprio per andare a prendersi cura delle mani e del viso particolarmente stressati in questo periodo per i vari lavaggi delle mani, igienizzanti, mascherina. Questa crema mani mi piace tantissimo perché la trovo idratante, ha un effetto molto vellutato da subito e soprattutto si assorbe velocemente. Io sono una persona impaziente che non sa stare ferma, motivo per cui non metto così tanta crema mani quanta dovrei, perché non sopporto l'idea di stare ferma, di non poter fare niente perché le mani poi sono un ticce. Anche quando vado a dormire, banalmente, non ce la faccio a sentirmi le mani unte, appiccicose. Questa invece si assorbe velocemente e mantiene questo effetto un po' morbidino, vellutatino, senza ungere, senza appiccicare, quindi posso fare benissimo da subito qualsiasi cosa, quindi l'adoro per questo e perché appunto ha nell'immediato questo effetto di mani molto più morbide. A proposito di mani, ormai è più di un mese che utilizzo sempre solo questo tipo di smalto che mi avete visto utilizzare anche nell'ultimo vlog, se non sbaglio, alcuni mi hanno chiesto che smalto fosse, è questo qua di Douglas della diciamo linea nude, il 125 Mineral. È un color nude, un po' rosato, abbastanza chiaro. È un po' come la cover del mio cellulare. Eccolo qua, per intenderci. Il colore è più o meno questo qua. A me piace tantissimo perché è delicato, è fine, è nude, quindi dà un aspetto di mani curate, senza particolarmente, senza sforzo, ecco, diciamo così. Altro prodotto, non so se si possa definire beauty, ma l'ho inserito comunque in questa categoria, è il profumo Miss Dior di appunto Dior, Rose and Roses.
profumo di cui mi ero innamorata già a gennaio-febbraio, avevo 4-5 campioncini riutilizzati, riutilizzati il più possibile perché mi sono proprio innamorata di questo profumo e soprattutto quando l'ho utilizzato per la prima volta mi sono immaginata il mio matrimonio e quindi da lì ho sempre associato questo profumo al matrimonio. Ha un prezzo secondo me non indifferente, quindi ho sempre cercato di raccattare dei campioncini e magari di arrangiarmi con quello che avevo già in casa, ma poi alla fine ce l'ho fatta a prenderlo ed è effettivamente il profumo che ho utilizzato poi al mio matrimonio. Adesso tutte le volte che lo utilizzo mi ricordo un po' del giorno, di quei momenti, delle emozioni. Spettacolare. Come si può facilmente intuire dal nome, Rose and Roses sa di rosa, ma non quella profumazione di rosa un po' pesante, un po', passatemi il termine, da signora. È veramente molto fresco, molto gioioso, diciamo. E sa di rosa, ma in maniera veramente sottile, non è eccessivamente floreale, non è nemmeno particolarmente dolce. È una fragranza che sì, deve piacerti un po' la rosa, deve piacerti il profumo di fiori, però trovo che sia proprio una via di mezzo fra una cosa molto sottile, quasi impercettibile, e un profumo invece un po' più corposo e pesante. Ultimo prodotto, diciamo, beauty, è questo bombardone qua che ho acquistato quando ho fatto i capelli, insomma quando ho schiarito i capelli, tra l'altro l'ho utilizzato anche oggi, questi sono i miei capelli al naturale, asciugati col phon senza nemmeno la spazzola, cioè sono veramente molto molto sottili i miei capelli e molto molto lisci. Adesso che li ho schiariti qua nelle lunghezze sono diventati anche molto secchi, quindi ho deciso di comprare tra virgolette qualcosa di specifico e avevo sentito parlare benissimo di questo prodotto qua, ovvero l'Airfood di Fructis di Garnier. Quello che ho preso io è alla papaya ed è riparatrice. È una sorta di maschera ma anche balsamo e può essere utilizzato in diversi modi, come ad esempio balsamo normalmente sotto la doccia, lasciandolo in posa per 3-5 minuti come maschera, e può essere utilizzato anche sui capelli asciutti. Io ho già provato tutti e tre i modi, sono super soddisfatta, i capelli sono veramente morbidi, li adoro e non sono appesantiti però, perché io ho i capelli molto sottili, quindi il rischio quando utilizzo qualcosa di particolarmente nutriente è che poi si appesantiscano e risultino poi quasi unti, danno quell'effetto come se fossero già sporchi, e invece così sono belli lisci, sono molto morbidi, sono leggerissimi e comunque cioè, si vede che sono puliti. E niente, come vi dicevo, ho già utilizzato in tutti e tre i modi, anche sui capelli asciutti quando arriva attorno, diciamo, al momento in cui è il caso di lavarli, risultano un po' più secchi qua sulle punte, e ci ho passato il prodotto appunto in questo modo qua, in modo da rimpolparli un po', in modo che non sembrassero proprio sfatti sfatti. Parlando di vestiti e accessori, ho tre cose da mostrarvi. La prima è un paio di mom jeans che ho fatto vedere ormai in tantissime foto su Instagram, perché li ho rispolverati adesso che ho fatto il cambio armadio e me ne sono di nuovo innamorata. Non mi ricordavo che fossero così comodi. Penso che utilizzandoli si siano un po' più ammorbiditi, perché ricordo che l'anno scorso forse, non dico che mi stavano stretti, ma io ho un problema con i pantaloni a vita alta se sono troppo stretti, perché trovo che mi diano fastidio, che mi fanno male. Ma anche se sono della mia taglia giusta, se qualcosa mi sta giusto, aderente, non so, dopo un po' ho come l'impressione che invece mi dia fastidio, mi faccia male. Vabbè, comunque sono veramente comodissimi, mi piace molto il colore, lo trovo perfetto per l'autunno, mi piace un sacco anche come si abbina col colore dei capelli. Non è aderente sulle gambe, è semplicemente dritto e in vita è elasticizzato, quindi è molto comodo anche per questo. Li avevo presi l'anno scorso da Pull & Bear, ma è uno di quei capi che bene o male c'è sempre da Pull & Bear o Bershka, insomma questi brand qua hanno sempre la sezione mom, ci sono quelli che magari stanno un po' più larghi, quelli che stanno un po' più dritti, questo non è eccessivamente aderente, come vi dicevo, elasticizzato. Accessori.
Queste spillette che ho preso da Tiger, copiando spudoratamente mia sorella quando eravamo a Budapest, mi piacciono tantissimo. In linea generale sono sempre stata molto affascinata da questo trend delle spille, delle mollette, diciamo, per capelli, con questo effetto quasi tipo madreperla, ovviamente plastica, però ha quell'effetto un po' iridescente. Queste poi sono rosa, con un po' di colori sparpagliati, veramente molto molto carine. Mi piacciono tantissimo, io a volte li metto in casa anche così, tanto per... danno un sacco di allegria, sono costati boh 3 euro mi sembra. Un'altra cosa che sto amando e utilizzando tantissimo da quando mia sorella me l'ha sganciata è questa borsa di coccinelle color petrolio, bellissima tra l'altro, è di un formato secondo me perfetto perché ha una dimensione diciamo media, piccola, ma è super super capiente, è a tracolla. Una tracolla anche abbastanza larga, quindi non tira eccessivamente ed è super capiente all'interno. Io adesso ho ancora lasciato la mia roba, spero che non sia troppo in disordine la borsa, ovviamente mascherina, portafoglio, medicine, cose varie. Ha praticamente 3 scomparti, 2 più sottili, quindi uno attaccato al dietro, uno sul davanti, e la parte centrale più capiente con anche una zip. Ci sta veramente il mondo, ci sta ogni cosa, ci sta anche la mia bottiglietta da 33 cl, cioè, ci sta il mondo. E poi bellissima, mi sta molto da donna di affari, è molto fine, elegante. Per quanto riguarda gli accessori, in realtà ho un'altra cosa da farvi vedere, che ho qui al dito, ovvero il mio anello di Pandora. Mi è stato regalato da mia mamma a Mikuláš dell'anno scorso, quindi il 6 dicembre 2019. Per chi non lo sapesse, Mikuláš è un po' il prenatale di noi ungheresi, si fanno comunque, non una festa, ma ci si scambia comunque dei doni, dei piccoli regali. E niente, io avevo addocchiato questo anello a forma di corona, rose gold, con le pietruzze rosa, lo trovo molto molto fine, molto carino, e mi piace tantissimo metterlo all'indice, nella mano, insomma, dove ho anche la fede, dove prima avevo l'anello di fidanzamento. Di nuovo, lo trovo molto fine ed elegante, ma anche per tutti i giorni comunque mi piace particolarmente questo piccolo tocco rosa, poi vabbè con lo smalto rosa. Comunque ce l'ho da praticamente un anno quest'anello, ma nell'ultimo periodo l'ho un po' riscoperto. Dovendo uscire, igienizzare, lavare le mani, tendo a non mettere mai gli anelli perché ho paura che si rovinino e trovo un po' più complicato magari pulirsi per bene. In quest'ultimo periodo invece ho appunto riscoperto il piacere di mettere gli anelli, poi quando mi devo lavare, igienizzare, magari li tolgo, comunque faccio un po' più di attenzione. Oh, passiamo alle letture del periodo. Ho amato Alla follia, Tu sei il più bel colore del mondo di Golo Zhao, un graphic novel di 600 e passa pagine che parla di adolescenza, bullismo, primi amori, amicizia, non sentirsi mai abbastanza, subire un po' il confronto con i coetanei, la paura del non fare la scelta giusta per il liceo, per il proprio futuro, non sapere che cosa fare della propria vita, insomma tutti i sentimenti in cui tutti possiamo vederci e anche momenti che bene o male tutti abbiamo vissuto. Mi è piaciuto tantissimo per questo motivo qua, poi vabbè, i disegni sono molto molto delicati, anche i colori sono tenui, però allo stesso tempo c'è secondo me una giocosità, una vivacità tipica del periodo dell'adolescenza che rende appunto il fumetto tra virgolette giovane, un po' più spensierato. Poi il protagonista ha una sorta di grillo parlante che in realtà è un gatto interiore, quindi adoro follemente. Non so soffermarmi troppo perché penso di avervene parlato in lungo e in largo, c'è anche una recensione sul blog. Il libro invece che sto leggendo in questo momento, che sto cercando di centellinarmi perché non voglio che finisca, è Tokyo tutto l'anno di Laura Imai Messina. L'autrice è molto conosciuta e molto amata qua in Italia, vive da diversi anni in Giappone e racconta un po', tra virgolette, il Giappone inedito, quindi quello che non si è soliti vedere attraverso, che so, anime, manga, libri sul Giappone, documentari, ma appunto fa un racconto un po' più intimo e personale. Lo trovo super affascinante perché sapete che io adoro, ammiro tantissimo questo paese, mi piacerebbe tanto andarci un giorno, e quindi è bello scoprire un pezzettino alla volta e anche attraverso chi è appunto italiano ma vive da diversi anni in Giappone, quindi è bello poter fare anche questo confronto culturale e anche personale.
siamo arrivati alla sezione random. Innanzitutto il canale Crime Investigation. Penso che sia la salvezza del mio mese di settembre perché mi ha tenuto veramente compagnia durante pranzi, cene in solitaria oppure mentre dovevo fare, che so, dei lavori pallosi in casa. Dovrei riprendere ad ascoltare gli audiolibri, questo è vero. Nell'ultimo periodo però non riuscivo a concentrarmi abbastanza, quindi tenevo in sottofondo magari il canale Crime Investigation. Ci sono tantissimi documentari e programmi molto molto interessanti e la cosa che mi ha colpito di più è che ci sono tantissime storie di casi italiani di cui magari io non ho mai sentito parlare, e contate che non sono un'esperta, non sono un'appassionata, però comunque guardo Storie Maledette, Un Giorno in Pretura, quindi alcune cose magari anche solo per sentito dire mi erano presenti, e mi ha stupito molto il fatto che ci siano così tanti casi di cui magari ignoravo l'esistenza. E trovo sempre affascinante, non per la crudeltà, per la violenza, non è questo che mi intrattiene, ma proprio la ricerca, il come funzionano alcune cose, come funziona la legge, il processo, banalmente anche il procedimento dell'analisi delle prove. È una cosa che mi ha sempre affascinata. Così come mi affascina anche il lato umano, il perché una persona arriva a fare comportarsi in un certo modo. Ci sono alcuni programmi sul canale in cui è presente anche una figura che sia un analista comportamentale o uno psichiatra che cerca di dare delle interpretazioni, delle, non dico risposte, ma appunto di analizzare un po' come spesso il passato, l'infanzia incida tantissimo sulla persona poi adulta e sul modo in cui questa persona si comporta e relaziona agli altri. È una cosa che trovo molto affascinante. E quindi, niente, so che può sembrare una cosa un po' macabra, però trovo interessante questi programmi, appunto, non soltanto per la ricerca, il risolvere un mistero, assolutamente non li trovo affascinanti per il lato violento e malato, ma proprio per conoscere qualcosa di nuovo e cercare di comprendere meglio la società in cui viviamo. Sempre connesso al true crime, ho visto recentemente un documentario su Netflix, non ricordo il nome ma adesso controllo. Si chiama La famiglia della porta accanto, American Murder, e indaga praticamente sulla scomparsa di questa donna e delle sue due figlie. L'ho trovato molto interessante perché il documentario è costruito tutto attraverso filmati di quel periodo della polizia, le registrazioni degli amici parenti, i video che lei postava su Facebook, i messaggi che si scambiava con l'amica, il marito, eccetera eccetera. Quindi è molto interessante la costruzione, non ci sono persone che parlano posteriori, non ci sono come posso dire, gli agenti o le persone che hanno indagato a raccontare, ma sono i fatti veri e propri, i filmati di quel periodo a raccontare un po' quanto può essere successo quello che è successo. Cambiamo totalmente registro e parliamo di una cosa un po' più frivola, ovvero il mio tè del momento, che in realtà è il tè che amo da tutta una vita, ovvero il chai. Il mese scorso ho terminato purtroppo la mia miscela di chai che avevo comprato appunto sfusa, non sono riuscita a trovarne un altro, non ho tè nero in casa per potermi fare per conto mio il chai, e quindi ho optato per questo. English Tea Shop è un brand che a me piace tantissimo, fanno molte miscele veramente molto molto buone. L'unica che non vi consiglio è il chai senza caffeina perché ha un sapore strano e contiene anche dell'aglio, vabbè. Comunque, questa qua invece è il chai classicissimo, chai black tea, molto molto buono. Io lo uso sia così che con il latte, che trovo sia perfetto. Il latte smorza un po' l'essere forte del tè nero e secondo me si abbina molto bene alle spezie che ci sono nel chai, come ad esempio il cardamomo. Di solito c'è anche un pizzico di pepe, quando non c'è lo aggiungo solitamente io perché dà quel piccantino che secondo me sta molto bene. Cannella, chiodi di garofano. Insomma, ci sono tutte spezie molto molto calde, tipiche di questo periodo autunnale, andando anche verso il periodo un po' più freddo, è veramente stupendo. Penso bene o male di avervi parlato
ampiamente di tante cose diverse. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete provato una delle cose, insomma, che ho citato, che cosa ne pensate, se vi sono piaciuti o meno, se avete voglia di raccontarmi quali sono invece i vostri preferiti del periodo, mi raccomando, scrivetemelo, sono sempre molto curiosa di sapere che cosa può piacere anche ad altre persone. E nulla, fatemi sapere anche se vorreste vedere più video di questo tipo qua sul canale. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!